Dunque, in ogni poesia antico o moderna, ogni 500, 1000, 7500 versi ce n'è uno sempre un po' più cacofonico. Ragazzi, scusate l'espressione, ma sapete tutti dal greco che la parola cacofonico etimologicamente parlando viene dal greco, no? Cacos significa brutto, fono, suono. Quindi se fono, suono e caco brutto, eccoci alla conseguenza di un verso che all'improvviso può diventare un verseccio. Chiaro? Mi scusi, professore, ma si fa italiano o spagnolo? Lo spagnolo di tua madre. Che c'è dello spagnolo adesso? E che ne so io, lei ha detto chiaro. Chiaro nel senso di limpido, lampante, chiaro, lapalissieno, senza interruzioni e non rompetemi i testi. Mi scusi, professore, ma è colpa sua. Lei certe volte ha una pronuncia... Eh già, perché io sono egiziano, vero? E chiariamo anche questo, ragazzi, per l'ennesima volta. Io ho una pronuncia chiarissima e per vostra norma e regola, io sono accademico della Cruscola. E poi sono laureato in lettere e in lecce. In lettere o in legge? In lettere e in lecce, città vicino Taranto. E poi io sono l'unico, in un paese come l'Italia, dove si fanno concorsi banditi, pieni di banditi, senza intrallazzi e senza raccomandazioni, ho vinto il concorso di questa cattedra. In quanti concorrenti eravate? Uno, io solo. Adesso parliamo di poesia e di rime. La cosa più importante nelle rime e nelle poesie è la visione chiara italiana. Per farvi un esempio parliamo di un poeta contemporaneo, Giosuè Carducci. L'albero che tendevi la parcoletta meno, e il verde me lo premo, e i bei perché la poesia sono tempi musicali, come un, due, l'albero che tendevi la parcoletta meno, e il verde me lo premo. Dunque, a questo punto parliamo di rime bacete. Non è tanto la rima che mi interessa quanto la metrica. Vi faccio un esempio. Che ne sai d'un bel campo di greno? Un. Che ne sai d'un amore profeno? Un. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai? Quante volte lo devo dire che si bussa prima di entrare, disgraziato maledetto, se no ti spezza le ossa e capocollo e ti metto in destino a tracollo? Caffè. Subito. Scusate, ragazzi. Quanto zucchero? Te lo dico io quando basta. Dunque, vi vorrei chiarire di nuovo, per chi non lo sapesse, che io non sto molto bene. Allora il dottore mi ha ordinato di fare colazione in classe, perché ho avuto una piccola depressione depressiva e comprensiva e mi sento... Prego. Basta. Disgraziato maledetto, è vero? Ah, sì? Basta. Bignè. Ecco. Bignè. Subito. Scusate, ragazzi. Prego. Ci risiamo, eh? Anacleto, la cerbottena. Quale cerbottana? La cerbottana di tua madre. Ma dove hai messo la cerbottana? Maledetto succhiatore di creme che non sei altro. Ecco la cerbottana. La cannuccia. Mi devo sfogare, madonna. Dammi le mani. Che? Le mani. Ah, le mani. Le mani. Per quanto riguarda poi le sue rimostranze circa i metodi del di insegnamento. Ecco appunto, io volevo dire. No, Mesoponte, no. No. Sto parlando? Io non volevo dire niente. Circa i metodi di insegnamento, dicevo, della signorina Gambetti, insegnante appunto di educazione fisica. Io le posso dire che non appena entrerà immediatamente. Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Signor Preside, cosa stava dicendo? No, Mezzoponte, no. Ma non stavo parlando. Ma stai in piedi? Ah, non me ne ero accorto. Signorina, non la prenda come un fatto personale. Ho capito. State continuando a discutere i miei metodi di insegnamento. No, mia cara, la prego. Senta, non usi la parola metodo. Se non mi facesse venire la pelle d'oca, direi che lei sta facendo la rivoluzione.
Senta, professoressa, professore. Mezzo ponte, no. Mezzo ponte parla questa volta. Mi lasci parlare, signor preside. Dunque, io in qualità di professore di italiano, nonché professore di letteratura italiana, ci tengo a precisare ciò. Ogni parola ha la sua etimologia. E anche qui bisogna stabilire bene la precisa etimologia delle parole sistema e rivoluzione. Chiaro? Nel 1844. No, l'intervallo sta per finire. Lei mi parte dal 23. Scusi, signor preside. Il mio sistema ha la sua grande scuola in America. Il paese più evoluto del mondo, sempre all'avanguardia nel progresso. Breva, bravissima! Viva gli Stati Uniti d'America! Non vedo quali pericoli nasconda il mio insegnamento basato sul sistema ginnico-igienico-ritmico. Permesso. Condivido! Evviva il sistema! Evviva l'ufficio di igiene! Evviva la lentezza urbana! Mezzo ponte, sta farneticando! Evviva anche il signor preside! Signorina Gambetta, non ce la prenda, il professor Fiorenti, senza fare il nome, fa finta di essere un professore senza paura e senza mecchia, ma ci pensa pure la recchia. Ma si figuri, io non lo sto nemmeno a sentire. Non lo deve sentire, lei deve sentire l'uomo in tutto d'un pezzo, senza fare i nomi, diciamo come... Professore come lei. Thank you, signorina. Perché che vuole? È più forte di me e io ammiro da morire il suo metodo di insegnamento. Grazie, professore. Lei ha un metodo che proprio è la fine del mondo. Professore, grazie. Io ci farei un accoscio con questo metodo che è l'unico. La sua simpatia mi dà molto conforto. Anche a me. Però parlando papele papele, signorina, sono 5-6 mesi che io la inseguo per poterle dire che 5-6 cose di lezioni private insieme ci farebbero bene a tutte e due. Io sono cresso. Ma per me lei va bene così. Lei dice? Sì. Beh, a 40 anni, signorina, sono ancora uno che ne presente vattene, una cinquantina, tranquillamente. Ma quando facciamo una lezione tetto a tetto lì a casa sua? Vai via, bidello. Quando? Ma non lo so. Ma dica lei, quando vuole io vengo. E va bene, prima o poi. Di mattina o pomeriggio? Professore, che cazzo vuole? È urgente. Professore, faccia pure con comodo. E senza complimenti, io intanto devo scappare in casa. Arrivederci, ciao. Ciao. Che metodo. E mo si chiama metodo. Ah, che schifo! Che disgraziato maledetto! Sempre le cose più belle mi rovini! Io parlavo del metodo di... Quella lì? Sì. Mi sono sfoghetto. Avanti, che cosa c'è di tanto urgente da rompere? Volevo dirgli, qui c'ho tutta la roba. Sì. Ecco, qui c'ho le bollette del telefono e poi c'ho il sapone da barba. Questo, e questo è un sapone da barba? Questa è una schifezza. Che te l'ho ordinato questa roba? Ma la televisione dice che è la migliore. Ah, la televisione lo dice? Sì. E vediamo se... Proviamo. Ora mi sento meglio. Adesso vai da quella della prima e della seconda rete e ci dici che sono stronzoli, loro e la schiuma. Capito? Ma che ce l'hai con loro? No, io ce l'ho con te. Io come t'ho creato così ti distruggo. Io ti faccio trasferire in Sardegna a te. Magari, io c'ho casa là. Ah sì? Niente la Sardegna. Su Cucuzzolo della Montagna. 8500 metri, congelato. No. Indirizzito, sì. Io sono sedico, mi piace questo. Qua delle sigarette. Dammi le sigarette. No, le sigarette non ce l'ho. Ah sì, al presto le trovi sempre, a me non le trovi mai, ma quelle sono più facili. Anacleto, tu lo sai cosa divento io, poi divento sadico masochista. Io ti spezzerò se capo mal di mettere in destino a tracol. Quante volte l'ho detto? 10 volte. Non vuoi capire che io qua dentro diventerò preside io? Sì, signor preside. Silenzio, maledetto, che mi vuoi far mandare in Sardegna? Io la casa non ce l'ho. Ma io resta mia. Ah sì, guarda lì. Che è? Non ho fatto niente. E mi faceva male da prima. Maledetto, io l'ammazzo. Io l'ammazzo come Agatha Christie. 10 volte l'ammazzo. Ci metti i capelli al menisco. Poi gli spezzo. L'ho fregato.